Ciao a tutti amici, io sono Carla. Oggi vorrei ringraziare la Fibra Color con la quale abbiamo iniziato una collaborazione per fare delle cose molto carine che vedrete a breve, cioè penso a gennaio, e che mi ha regalato anche dei prodotti da provare, di cui alcuni veramente molto interessanti, come quello che vi faccio vedere oggi, con cui faremo dei segnalibri e dei chiudipacco a tema natalizio. I prodotti si chiamano Fibra Color cancellabili, in inglese erasable, e potete trovarli nelle migliori cartolerie oppure su Amazon, insomma, dove preferite acquistarli. Per fare questo lavoretto, questa prova, ma in realtà io li ho già provati, li ho provati anche al laboratorio artistico, laboratorio d'arte di bambini nel mercoledì, che sono rimasti entusiasti tutti quanti da questi pennarelli. Io ho preso un cartoncino liscio e ho posizionato dello scotch a strisce, alcune strisce orizzontali che sono più o meno grosse come un segnalibro e altre più piccole in modo da formare dei rettangoli più piccoli che mi serviranno per fare chiudipacco. Poi mi diverto con i pennarelli. Allora, noi sfruttiamo la naturale propensione dei pennarelli a fare delle texture, quindi io passo a righe, come vedete non riempio tutto, ma faccio delle righe oblique. Io sto usando sotto il blu di questi pennarelli cancellabili e sopra invece un azzurro di pennarelli, pennarello normale, diciamo. E poi vedrete perché, lo scoprirete alla fine. Faccio tutta una serie di texture riempiendo ogni rettangolo, vado bene fino al bordo, così almeno poi quando tolgo lo scotch mi rimane tutto ben definito, rimane una cosa carina. Come vedete io sto prendendo un colore più scuro, cioè tipo verde scuro, dai pennarelli cancellabili, e invece il verde chiaro lo prendo dai pennarelli normali. Il gioco è proprio quello di sovrapporre dei colori diversi in modo da non riempire tutto col primo colore, ma lasciare proprio degli spazi bianchi in modo da far vedere poi anche il secondo colore. Per fare poi un giochino che vedrete alla fine, che sarà veramente molto carino, molto d'effetto. Io continuo, sovrappongo riempiendo tutti gli spazi e poi vi faccio vedere cosa viene fuori. Mentre io sperimento tutti questi bellissimi colori che la Fibra Color mi ha regalato, vi ricordo che sul sito www.scuolearte.it trovate tantissimi contenuti creativi, dei contenuti anche gratuiti per tutti gli iscritti, quindi se vi registrate avrete dei contenuti in più apposta per voi, e poi delle cose speciali apposta per le maestre, per tutti gli insegnanti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia che insegnano arte e immagine, quindi andate a vedere perché ci sono delle cose apposta per voi. Questi ultimi rettangoli li ho fatti più scuri, quindi mescolando il blu scuro a colori come il nero, il rosa, il viola e l'azzurro, apposta per far venire fuori poi un tema natalizio che tra poco vedrete. Ta ta ta! E questa è la magia. Quello che ho in mano è il pennarello magico, e cioè quello che cancella i pennarelli cancellabili. In questo caso voi vedete che lo cancella, ma fa uscire fuori l'azzurro perché io ho messo due colori. Quindi mi sono divertita a fare il giochino di sovrapporre i pennarelli non cancellabili e quelli cancellabili e quindi uno si cancella, l'altro no, ed è un gioco veramente divertente che ha del magico e mi può aiutare a creare tantissime texture per fare dei segnalibri molto originali e anche dei chiudipacco per Natale. Poi, se notate, il pennarello cancellabile, quindi questo qua bianco, praticamente viene fuori pian piano ed è una cosa che sa di magico, è veramente divertente. Io vi assicuro che anche ai bambini piace tantissimo. E io devo dire che piace anche ai grandi, a me piace un sacco. Mi permette anche di fare delle prove di colore, delle prove di abbinamenti cromatici con queste texture che poi vedrete alla fine verranno veramente molto carine. Io li riempio tutti e se questa tecnica vi è piaciuta, provatela anche voi. Buona arte a tutti, ciao da Carla!